Capitolo Rossi, sfortuna infinita per questo giocatore, ce la farà secondo lei a rientrare in condizioni brillanti o comunque insomma vicino al top per i mondiali? Credetemi, non è retorica, voglio che ce la faccia, tutti noi vogliamo che ce la faccia, è uno dei giocatori italiani, secondo me dal punto di vista del comportamento, oltre che della classe, dal punto di vista della dedizione, dal punto di vista personale, che mi piace di più, è una bellissima persona e merita molto di più di quello che purtroppo la sfortuna gli ha consegnato nella vita. L'infortunio sembra, ma bisogna vedere che cosa dice il suo chirurgo americano, sembra riassorbibile, i tempi sono molto stretti perché Rossi non può rischiare di andare in campo senza una cicatrizzazione perfetta eccetera eccetera, quindi mi immagino che questi 2 mesi iniziali siano in realtà 3, teoricamente i tempi ci sono, secondo me la cosa più importante ancora non è rivederlo ai mondiali e sarebbe già molto importante ed è un bel guaio per l'Italia sicuramente, ma è di rivederlo in campo con tutte le certezze che deve avere un giocatore del suo talento. Ecco, per chiudere, un bel guaio anche per la Fiorentina che tra l'altro non si aspettava che Gomez potesse avere tempi così lunghi di recupero. La Fiorentina ha fatto un bellissimo mercato, un bellissimo allenatore e mi fa vela un po' l'amicizia con, diciamo, con la proprietà, però la Fiorentina quest'anno l'anno scorso hanno fatto un lavoro straordinario, un po' di sfortuna c'è perché insomma Gomez è stato davvero imprevisto, questa cosa di Rossi forse sapeva che il giocatore aveva un pochino più, un profilo di rischio un po' più alto, però la Fiorentina con un qualche intervento sul mercato, sento parlare di Papu Gomez, insomma può supportare la squadra finché Gomez non rientra a pieno regime e comunque sia la Viola è una squadra molto solida dal punto di vista del gioco e credo che possa superare con le sue forze anche un colpo, 2 colpi oggettivamente di grande sfortuna.